Bella a tutti ragazzi, sono Fage 2011, oggi siamo su Roblox con la mia piccola Pudi Pudi, ovvero in Space 13. Allora, oggi siamo su Roblox in una modalità a parte, siamo nella modalità chiamata Cheese Escape. Praticamente c'è tutto questo territorio formaggioso, formaggio, ma anche manco la Svizzera, mi... E praticamente c'è un topo, bruttissimo davvero, che praticamente ci deve venire a salire e noi dobbiamo prendere i nove formaggi. Che poi basta che strappiamo 9 pezzi di parete e abbiamo fatto. Comunque eccolo qua il topo in tutta la sua bruttezza brutta. Allora ragazzi, adesso noi dobbiamo prendere i 9 formaggi. Lasciate questa. Però dobbiamo prima aspettare che sto topo si levi di torno. Allora, Pido Paido adesso non può parlare, perché è una voce registrata quello che sto facendo io. Ma fingerò che sia nel gioco, quindi questa è tattica, ragazzi. Guardate il mio bel faccione. C'ha la lingua da fuori. Allora, qua c'è il lucchetto rosso, ricordiamocelo. Qua nel caso c'è una cosa per scappare, che qua... Oh, un formaggio su 9, cioè era scritto il primo formaggio. Beh, grazie. Ok, credo che alla fine si deve aprire questa porta enorme, mamma mia, enorme. E vabbè, adesso c'è il topino, cioè Topo Gigio, come lo vogliamo chiamare? Topo Gigio, topone, topo buzzolone, ratto di fogna. Vabbè, Pido Paido, cioè... Chi è questo? C'è una chiave bianca. C'è una chiave di Biancaneve. Mi scusi, dove l'ha presa la chiave di Biancaneve? Ma poi dove sta sto ratto di fogna? Adesso lo chiameremo per sempre il ratto di fogna. Ma sta qua. Aspetta. Attenzione. Sono raffreddato. Ok, là c'è il lucchetto verde. Ricordiamoci pure questo, il verde. C'è il verde, il rosso, il blu e l'arancione. Ah, vabbè. Poi, allora, adesso... E niente, adesso usciamo da questa situazione, no? Allora, andiamo di qua. No, di qua. Meglio di qua. Vieni, Pido Paido. Pido non può parlare, poverino. Andiamo di qua, andiamo un'altra parte, alla safe zone. No, aspetta, vediamo di... Ma qua che c'è? Per capire. Qua un formaggio. Oddio. Adesso vado a cercare gli altri. Allora, ragazzi, questo ha detto... Aspetta, fammi rivedere. Questo ha detto, dovete salire nelle scale della chiave verde, è proprio, le scale si sono comprate, cioè, la chiave si è comprata una scala, va bene. Dobbiamo praticamente cercare queste scale, dove cacchio stanno le scale? Qua è tutto formaggio, cioè sono tutti corridoi, sono diventate le backrooms. Sì, ma ancora tu, ma non ce lo buttare addosso. Credo che siano di qua, perché qua ho controllato molto poco. Mo fammi vedere se... sì, però questo arriva con il topone. Cioè, non si può... Levalo sto topone, proprio che dà fastidio. Non dobbiamo prendere i 9 formaggi tipo Slenderman. La devi finire di portarcelo. Ha finito? Benissimo, andiamo. Andiamo, Pido Paido. Non so se mi sta seguendo. Oddio, Pido Paido ha tirato il piccolo topone, piccolo, è proprio piccolo. Ma poi come ha fatto a diventare così grande? Cioè si è mangiata una casa sto coso, è sicuro. Ha preso le mutazioni da Chernobyl, non lo so io. Un altro formaggio. Comunque le scale non stanno qua. Adesso passerò altre 1000 ore a cercare il formaggio, lo so.
Ok ragazzi, questo è l'unico conicolo che non ho controllato, deve essere per forza questo. C'è un formaggio e c'è la chiave verde, vai! Insieme alle scale, ma queste non sono scale. Adesso abbiamo la chiave verde e sappiamo già dove usarla. Qua che c'è? Oddio, qua, meno male qua non è formaggio, no? Perché mi stavano facendo male agli occhi sta cosa. Ok, una green key. Abbiamo 5 formaggi su 9. Raga, ce la facciamo. Voglio finire questa modalità una volta per tutte. Qua che c'è? La serve la chiave blu. Qua la chiave bianca. Ma c'è un salto. Non ce l'ho fatta. Ok, la chiave verde si usava di qua. Sì. Oh mio Dio, l'ho proprio trapassata. Buonasera. Che è la ma è diventato solo enigmista. Queste. Ah, ok. Poi facciamo 3, 8, 4, 2, dai. E lui mi è venuto. Apriamo. Sono un mago! Impossibile, era azzeccata al primo tentativo. Io già lo sapevo che non era 2, 4, 8, 3. Già lo sapevo io. Dobbiamo seguire. Oh no, sta cosa mi mette in inquietudine. Dobbiamo seguire la luce perché se vai nel buio succedono cose brutte. Mamma, ma io vedo i muri qua. Ma scusate, in quale senso? Ma io vedo. Ma poi per quanto deve continuare sta cosa? Cioè abbiamo iniziato già, ma mi sono già. Ah, vedo una discoteca. Carico è la discoteca. Cioè chiave rossa! E un altro formaggio, una bevanda e uno stereo. How are you? I'm fine, thank you. Mio Dio, devo fare un. Lo sapevo. C'è il mega topone! Ah, stava vicino alla safe zone. Che figo. Vabbè, ragazzi, allora abbiamo la chiave rossa. Andiamo subito ad usare. Mo fammi ritrovare il punto. Ma la piccola Ines si è smarrita, no? Poverina. Ah, eccola, Pido! Eccoti qua! Sì, però non ti schiantare dosi muri, Pido, Pido. Ah, ecco l'asse di legno! Che prima, quello era un ponte, secondo me si era rotto. E vabbè, ciao Pido. E vabbè, adesso vado a cercare, ovviamente, di nuovo. Devo rientrare di nuovo là. Vabbè, adesso lo vado a ricercare, aspettate. Ok, ragazzi, ormai sono una cosa mille anni che sto cercando. Allora, se non sbaglio, che era la chiave verde, praticamente noi dobbiamo ritornare là e poi qua, cioè, ci respawna nella parte del ponte. Non so adesso che cosa dobbiamo prendere, però vediamo un po'. Dove c'è spawnato? Ah, di nuovo là, perfetto. Devo riprendere la chiave rossa. C'è nulla da prendere. La bibita, chiave rossa, no. No, la bibita. A questo punto la bibita, lo stereo, no. Poi io sto giocando al telefono. Ok, oddio, che cacchio è? Ah, un parkour! No, io sono negato. Sono negato. Lo sapevo io. Vabbè, comunque... Ok, ma per fare cosa? Ah, per un formaggio, vabbè, un formaggio. Dai. Ma vaffanculo! Ma una domanda, io come cacchio ci arrivo? No, là non si può. Allora di qua, ma qua mi riporta dove si andava prima. Cioè, capito? Ah, no, mi ha riportato, vabbè. Abbiamo rimesso la... Ah, ecco la chiave blu, ecco per cosa. Prendiamo la chiave blu e adesso dobbiamo ritornare alle scale senza che il topone il ratto di fogna ci prenda. Pido Pailo. Pido, ma dopo 100 anni, Vabbè, dai. Allora, qua il topo di fogna. No, questa è la safe zone. C'è Pido Pailo. Pido, seguimi. Andiamo all'avventura. Ok, è questa, bene. Se è questo, sì, è questa. Ok, perfetto, saliamo. C'è sempre la chiave verde, oh mio Dio. È infinita. E vabbè, ok, andiamo qua. Poi ci doveva essere il formaggio, ma no. Ok, facciamo così.
Prendiamo. Ah, c'è pure qua un formaggio pulsante. Ho premo. Aspetta, è partito un. Sta per esplodere tutto. E devo ritornare. No. Mi devo buttare. Ah, mi sa che devo seguire il filo. Devo seguire il filo. Aspetta, no. Oddio, il topo. No. Aspetta, no. Aspetta. Aspetta un momento. Tu mi stai dicendo che dopo tutte queste cose che ho fatto, tu mi stai dicendo comodamente che devo rifare tutto da capo. Ma vaffanculo. Ok ragazzi, dopo 250 anni ce l'ho rifatta. Ok, adesso corri, corri, corri. Non ti fermare, non ti fermare. Allora, non è di là. Ok, non è di qua. Ok, forza, corri, 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 corri. Era, no, di qua, meglio di qua, meglio di qua. Corri, corri, corri. Eccolo, eccolo, è quella. Ecco l'ultima fetta di formaggio. The door is open. Be cautely. Mio Dio, vacci. Oddio, aspetta, c'è il topone. Vabbè ragazzi, vi salto sta parte dove c'è il topo. Ce l'ho fatta! Oddio, che succede, no? Oddio, ragazzi, mi sono trovato in questa autostrada. Ma che è questa autostrada? Almeno non è né formaggio. Però non ci voglio ritornare là. No, sono traumatizzata a vita. Ma magari ci ho ripensato. No, dammi. Ma che cacchio, ma che ci fanno? Non mi. Che cazzo. È crashato. No, credo sia stato il gioco. Oh mio Dio. Vabbè, ragazzi, mettete mi piace, iscrivetevi e io sono sconvolto. Che cacchio è successo? Sto topo mi è venuto luce. Ma si poteva schivare? Io penso di no. Non lo so.